Sì, eccoci. Buongiorno. Buongiorno a tutti dall'agenzia omonima. Sono trascorse poche ore dalla chiusura dei seggi, per l'esattezza poche ore e 18 minuti, sì. Elezioni in più di 1000 comuni, 24 secondo la questura. No. 12 sono milioni più di 1000 di italiani chiamati alle urne, a breve li elencheremo tutti. Siamo sicuri che siano dati attendibili? Ma soprattutto ci dice chi c'è dietro di lei, scusi? Beh, intanto avere alle spalle un gruppo solido, efficace, tempestivo, sempre sul pezzo, sarebbe stato d'aiuto. Sì. Noi siamo come una famiglia, siamo molto affiatati, anche se io sono il più affiatato. Sì. I dati sono attendibili, anche se bisogna tenere conto di un margine di errore pari al 90%. Ah, però! È probabile che mi sbagli, abbiamo comunque un grafico che ci aiuta a capire meglio. Ecco, vediamo. Oh, bene. Vedete? No, veramente, guarda, quel grafico lì non è molto chiaro. Come vedete, centrodestra e centrosinistra si trovano sullo stesso piano, ma no, guardi, ovviamente guardi, queste sono solo delle proiezioni, certo. Per avere dei non dati vuol dire niente. È totalmente senza senso questo grafico. Sì, certo, per avere dei dati più certi dovremo ancora aspettare qualche mese, sì. Anche se da un'attenta analisi si evince che in Italia ci sono poche nascite e molti anziani, mm-hmm. Quindi o incrementiamo le nascite, sì, o uccidiamo gli anziani. No, mi sembra a caso. Ma questo ovviamente è una decisione che non spetta a me prendere. Grazie, grazie, ringraziamo Michael Duncan. Ci sentiamo dopo per altri... lascia perdere. Ci sentiamo dopo per altri aggiornamenti, non so, abbiamo già chiuso il collegamento, no, lo ritroveremo. Sì, certo, ci vediamo dopo. Ci sentiamo dopo per gli aggiornamenti, no? Sì, certo, anche perché ci sono ancora tante novità in arrivo, non voglio svelarvi nulla, vi dico solo che... Cosa?